Dopo circa 20 anni, la 24 e la 25 potrebbero tornare al pubblico. Si fa sempre più strada un ritorno al pubblico prima della naturale scadenza della concessione a Strada dei Parchi prevista per il 2030. Da quel che si sa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e Strada dei Parchi avrebbero già avviato delle trattative con una lettera d'intenti che è in via di definizione. L'ANAS potrebbe prendere in carico i due tronconi autostradali, 300 km circa, che collegano il Lazio e l'Abruzzo, tornando a gestirli dopo il fallimento della Sara e prima della privatizzazione ad inizio anno 2000. Oggetto della trattativa è anche la cifra che l'erario dovrà sborsare a Toto per ristatalizzare le autostrade che hanno bisogno e sono già interessate da lavori di messa in sicurezza su viadotti e ponti. Da un lato comunque c'è Strada dei Parchi che rivendica varie proposte di PEF, il piano economico finanziario, per loro ignorate, e tira in ballo anche sentenze del Consiglio di Stato che le danno ragione. Dall'altro il Ministero delle Infrastrutture punta alla rescissione che mette in ballo, come si diceva, una cifra enorme, 2,4 miliardi circa solo per questo, soldi ai quali si devono aggiungere quelli per le opere di messa in sicurezza già concluse, e su diversi aspetti ci sono varie inchieste in corso che coinvolgono i vertici di Strada dei Parchi e di diverse procure. Ma anche il problema dell'aumento dei pedaggi del 34,75%, bloccato solo sino al 1° luglio, è tutt'altro che risolto, tanto che oggi i sindaci del circondario si sono ritrovati al casello di turno in parte per una sorta di sit-in. Ma le proteste ci sono state anche altrove. I sit-in infatti hanno riguardato 12 caselli e raggruppato diversi sindaci. Sì, non per fare semplice rumore, ma per portare nuovamente l'attenzione soprattutto ai tavoli del governo affinché ci sia una soluzione definitiva e questo congelamento delle tariffe non sia solo meramente fino al 30 giugno, ma che si trovi una soluzione strutturale e definitiva. È utilissimo pensare al futuro, soprattutto a sostegno delle aree interne del centro appenninico, perché è inutile parlare di questione appenninica centro Italia se le infrastrutture costano più che in ogni altra parte d'Italia. Ma io penso che al netto delle difficoltà di gestire un'autostrada di montagna, di media montagna come può essere la 24 o la 25, i costi di questo tratto autostradale sono esagerati rispetto a quelli che sono i costi di altre autostrade dell'Italia. Quindi se tornano al pubblico probabilmente il problema si risolverà da solo. C'è una situazione legata e a chi viaggia, perché ci sono molte persone che comunque fanno l'Aquila Roma anche per lavoro. Io ne ho molte anche a Rocca di Mezzo che preferiscono vivere a Rocca di Mezzo e poi andare a lavorare a Roma. Ma è anche un fatto che penalizza il turismo. Queste infrastrutture non possono essere gestite e governate solo con la logica imprenditoriale. È naturale, questa è un'infrastruttura che ha determinati costi, non si può pensare che con il pedaggio, con gli aumenti di pedaggio si risolve il problema. Quindi sono favorevole assolutamente a un intervento pubblico su questa infrastruttura. Tra l'altro il problema dei pedaggi si inserisce in un contesto molto più ampio che caratterizza questo periodo, la crisi energetica, il problema delle bollette energetiche.